Bene, ben trovati. È la conferenza stampa di presentazione del match Bayern Monaco-Lazio per il ritorno dei ottavi di finale di Champions League. Al nostro fianco l'allenatore Maurizio Sarri, il capitano Ciro Immobile. Iniziamo subito con le domande. Vi prego di presentarvi come consuetudine. Una sola domanda a testa. Zappulla, prego. Ciao. Sì, le chiedo la sua emozione di vivere un appuntamento con la storia, perché la Lazio è all'ottavo di finale nella partita di ritorno contro il Bayern Monaco, la possibilità anche di sognare un passaggio del turno. La Lazio arriva qui anche con un primo round vinto. Che si aspetta da questa partita? Che emozione è per lei personalmente? Io grandi emozioni non ce l'ho qui. Più che emozionati, bisogna arrivare coraggiosi e determinati. Domani la partita sarà durissima. Siamo consapevoli della grande difficoltà che troveremo in campo e questo ci deve dare spirito di sacrificio e capacità di sofferenza. Poi c'è l'altro aspetto, e nel calcio niente è impossibile, e questo ci deve dare convinzione e coraggio. Però la partita non mi sembra una partita da presentarsi emozionati, sembra una partita da presentarsi belli incazzati. Bisantis, Radio Rai, prego. Buonasera mister, sono qua Giuseppe Bisantis, Radio Rai. Buonasera mister. Abbiamo vissuto in pochi giorni, tra una settimana fa a Firenze, venerdì con la Milan, due risultati analoghi, cioè sconfitte di misura, ma due prestazioni completamente diverse, ovviamente meglio quella con la Milan. Si può quindi archiviare come incidente di percorso Firenze, oppure in questo momento c'è sempre qualcosa che non funziona? Ma non penso che ci sia tanto, e non funziona, è che già ando ogni 3-4 giorni ormai da più di 20 giorni ogni tanto paghiamo. Non abbiamo pagato il primo tempo di Bologna, ma l'abbiamo pagato nel secondo tempo e la partita di Firenze siamo arrivati spenti. È un percorso da fare, penso che fare queste partite ci faccia bene anche da questo punto di vista, perché comunque finisca la partita è un'esperienza enorme. E per diventare una squadra mentalmente competitiva ogni 72 ore c'è da fare un percorso. E noi ancora non lo siamo completamente. Io durante l'ultimo periodo ho anche avuto delle sensazioni estremamente positive. Ti dirò di più. Abbiamo sempre gli stessi difetti, ma le mie sensazioni positive continuano a esserci. Mi sembra sia cambiato qualcosa nel gruppo, poi può darsi che il mio sia un autoconvincimento illogico, però ho questa sensazione. Ceri. Buonasera, mister. Ceri, Gazzetta dello Sport. Ciao. E prima tu, che parlando della partita di domani, hai detto sarà dura perché è difficile fare due gol ad una squadra italiana. Le chiedo, secondo lei è più questo o che dovete inseguire voi, cioè non farvi fare due gol, o la strada più semplice per la qualificazione è fare voi qualche gol? La strada più semplice per la qualificazione purtroppo non esiste. La qualificazione noi ci auguriamo di ottenerla, ma non sarà sicuramente semplice. Loro hanno una qualità smisurata e come tutte le squadre che hanno tanti giocatori di estrema qualità hanno grande facilità a trovare il gol. E quindi penso che noi dobbiamo lottare e morire nella fase difensiva, ma poi bisogna avere il coraggio anche di andare a farne male, perché pensare di stare 100 minuti lì dentro a difendersi e basta la vedo dura. Benedetti. Pronto? Ecco. Ciao Maurizio, buonasera. Stefano Benedetti, Città Celeste. Posso chiederti, perché non l'abbiamo ancora saputo, un tuo pensiero sulla partita del Milan? Abbiamo fatto una grande partita, secondo me. Abbiamo fatto una grande partita, non siamo stati in sofferenza estrema neanche in inferiorità numerica. Anzi, pochi minuti prima di prendere il gol Beffa, siamo andati vicino al gol con Ciro, noi, appena preso
l'1-0 siamo tornati vicino all'1-1 con Ciro, una partita che fino all'inferiorità numerica non ci aveva visto assolutamente mai in pericolo, in difficoltà, e quindi abbiamo mandato giù un boccone estremamente amaro. Speriamo che tutta la delusione che abbiamo ingoiato venerdì sera si trasformi in grande energia positiva domani. Ciccione. Eccomi qua, mister. Augusto Ciccione col TV9 Biancocelesti. Le volevo chiedere innanzitutto una minima curiosità, che è quella se è contento di ricominciare dopo quello che è accaduto venerdì con una partita europea e non con una partita di italiana, perché magari c'era qualche strascico dovuto a quello che è accaduto con l'arbitro. Ecco. E se poi, dal punto di vista proprio personale, cosa si sente dire a quei 3.400 tifosi che domani saranno sugli spalti per sostenere la squadra? Se ecco, gli vuole dare coraggio anche lei, ecco, per questa. Spero, vi ringrazio per aver fatto il viaggio e essere venuto a sostenerci, e spero che si facciano sentire, così come spero che possano andare a casa un po' meno incazzati di come eravamo tutti venerdì sera. Allora, di qua De Felice, poi Beccarisi. Ora basta. In the middle, please. Thanks. Buonasera mister. Ciao. Prima in conferenza tu che l'ha fatto un po' di tattica per quanto riguarda la difesa, si è detto tanto, si aspetta qualche mossa particolare, qualche cambio rispetto alla partita d'andata, le dico io per esempio Kimmich terzino. Ci può stare, come ci può stare il rientro di Davis dal primo minuto, visto che nell'ultima di campionato ha giocato l'ultima mezz'ora dopo l'infortunio, e ci può stare Kimmich terzino, e sta parlando di un giocatore che può fare 8 ruoli e li fa tutti con grandissima qualità. Non è che cambi molto, perché poi in mezzo hanno la possibilità di far giocare il giovane Pavlovic, che mi sembra un ottimo giocatore. Chiunque giochi, la squadra è di grande qualità, e questo è palese. Non so se vengono da 11 campionati vinti consecutivi, e ti dirò di più, e hanno anche tutti giovani di grande livello qualitativo, quindi non ci preoccupiamo di un singolo, se Kimmich fa il terzino o fa il centrocampista centrale. Le preoccupazioni sono il livello qualitativo degli avversari. Prego. Lorenzo Beccarisi di Info Radio ha parlato che non ci si può chiudere nella partita di domani, non si può pensare di difendere il risultato. E allora mi soffermo. Sì, ma ci sta che ci chiudano loro. Vabbè, certo, ovviamente. Però si deve anche cercare di far male. E visto che la Lazio nella gara d'andata ha dato fastidio al Bayern con la qualità e la velocità del tridente offensivo, quanto è importante una prestazione fisicamente e qualitativamente di alto livello, considerando comunque quello che è l'impegno, e bisognerà fare tanto campo per andare a far gol a Neuer? Ma io a livello di numeri fisici non ho dubbio, domani sera la squadra esprimerà più numeri, saremo noi. E poi i numeri non sono tutto, perché poi bisogna guardare le efficienze. Io posso fare 2 chilometri più del mio diretto avversario, lui mi spara un 36 all'ora nell'azione decisiva e i 2 chilometri in più non servono più a niente. Quindi dal punto di vista fisico, che si possa fare prestazione nonostante la stanchezza del periodo, non ho grandi dubbi. Speriamo che ci lasciano degli spazi, loro sono una squadra che attacca con tanti giocatori di qualità, possono far male da un secondo all'altro, però solitamente un po' d'equilibrio durante la partita lo perdono e qualche spazio lo lasciano. Bisogna essere bravi a venire fuori dalla prima riaggressione che hanno loro sulla palla persa, che è di grande livello. Se si esce da quella prima riaggressione, qualche spazio si può trovare. Stiamo per concludere con il tecnico Maurizio Sarri, le ultime, Gamba e poi Abate, prego. Ciao Maurizio, voglio chiederti se questa partita secondo te dirà qualcosa anche per il calcio italiano, visto che tutte le squadre nostre sono ancora in corsa e che anche il confronto teoricamente più squilibrato, che è questo, è ancora perfettamente in equilibrio. Ma sai, il calcio italiano ha passato un periodo di difficoltà. Però
se guardo le partite dei vari campionati in questo momento, nell'ultimo 1-2 anni, non mi sembra che la Serie A sia peggiore degli altri campionati. Siamo un gradino sotto la Premier, per motivi economici, ma non mi sembra che siamo sotto rispetto a quegli altri campionati. Poi è chiaro che ci sono campionati che esprimono delle squadre di primissimo livello, 2-3 in Spagna, 1 in Francia, 2 in Germania, però il livello medio delle nostre squadre non penso abbia niente da invidiare agli altri campionati. Poi è chiaro, giocare noi Lazio contro il Bayern Monaco può darsi ci sia un dislivello, ma il livello medio delle squadre italiane non lo vedo inferiore al livello medio degli altri campionati. L'ultima. Salve mister, volevo chiederle quali erano le condizioni fisiche della squadra, in particolar modo di Vesino e Zaccagni, se Zaccagni può giocare dal primo, e poi cosa rappresenterebbe, oltre ovviamente il miglior risultato della storia della Lazio e dell'era Lotito, raggiungere i quarti di finale nel percorso di Maurizio Sarri alla Lazio? Ma le condizioni, è chiaro, erano due giocatori, venivano da un periodo di inattività e quindi hanno avuto un recupero piuttosto lento. Gli indicatori di recupero fino a ieri pomeriggio non erano di grandissimo livello, stamani hanno fatto un buon miglioramento. In questo momento sono due giocatori da spezzoni di partita, in attesa di poterli riallenare a fondo, cosa che loro non hanno fatto e tutta la squadra ha fatto poco, parliamoci sinceramente, quando si gioca così spesso fare allenamenti seri diventa impossibile, così come diventa impossibile avere delle sensazioni serie sullo stato di salute mentale e fisico dei giocatori facendo allenamenti che sono o di scarico o di rifinitura per una partita. Quindi i dati ho visto stamani m'hanno lasciato un attimino più sereno. Poi sai, il percorso in Champions, pensiamo all'ora e mezzo che c'è da stare lì dentro, se va male ti dico quanto sono un cazzo, se va bene ti dico quanto sono soddisfatto. Bene, ringraziamo il tecnico Maurizio Sarri, passiamo adesso Ciao. Al capitano Ciro Immobile. Iniziamo con Di Iorio, prego. Il mister insomma ha detto che siete abbastanza arrabbiati, pensi che quella delusione si può effettivamente trasformare in energia positiva, perché domani serve effettivamente la partita perfetta, chiaramente? Sì, noi buonasera, noi abbiamo avuto questa arrabbiatura, ma non ci dobbiamo portare dietro gli strascichi di nervosismo, perché già la partita di per sé è difficile e queste cose potrebbero solo farci pensare negativamente a quello che poi dobbiamo fare in mezzo al campo. Secondo me, come ha detto il mister, la partita dal punto di vista tecnico-tattico col Milan è stata fatta bene, poi nel calcio sappiamo come va, può andare bene, può andare male, però sicuramente non meritavamo di perdere. Proseguiamo con Zappulla. Prego. Ciao Ciro, Alessandro Zappulla, Lazio siamo noi, Radio 6. Ti chiedo, da capitano e da capitano che ha vissuto tante esperienze con la Lazio, anche un'esperienza in Germania, in nazionale, come hai caricato questo gruppo, che responsabilità ti sento e ti senti addosso? E ti chiedo anche se questa impresa, che diciamo sulla carta è stata sempre descritta come un'impresa impossibile con il Bayern, però forte anche di questo primo round che è andato fuori della Lazio, è un po' meno impossibile? Questa è una partita carica di responsabilità, come diceva il mister, se tu vuoi fare qualche cosa di importante, se vuoi essere ricordato perché hai scritto la storia o hai fatto qualche cosa di speciale, non esiste una cosa semplice da fare. Sicuramente dobbiamo avere la stessa determinazione, lo stesso spirito di aiuto, di squadra che abbiamo avuto nella partita di Roma, e magari aggiungerci un qualcosina in più visto che siamo in trasferta. Proseguiamo di qua, abbiamo Bisantis.
Buonasera, buonasera Ciro, buonasera. Giuseppe Bisantis di Radio Rai. Qua ti conoscono, ti conoscono bene in Germania, poco fa tu che l'ha parlato di te, hai giocato nel Dortmund che è la principale avversaria del Bayern. C'è da aspettarsi un discorso motivazionale ai compagni da capitano su come si resiste in uno stadio così e con un altro avversario così? Sì, sì, ma io di mio di carattere lo faccio in tutti gli stadi, sicuramente... La partita di domani non voglio nemmeno fare un qualcosa in più per i miei compagni, altrimenti appesantisco soltanto la situazione che penso sia già abbastanza nervosa, nel senso che sappiamo quello che ci andiamo a giocare e quindi non voglio che la squadra si innervosisce, voglio che la squadra sia unita e giochi l'uno per l'altro come abbiamo fatto nella partita di Roma, perché solo facendo così poi battere una squadra così forte e passare il turno. Cerrotta. Ciao Ciro, Michele Cerrotta, Città Celeste. E al netto di percorsi straordinari in Champions ci si torna tramite il campionato. È anche una sfida Italia contro Germania per il ranking UEFA, per il quinto posto. Ti chiedo se è una motivazione in più e se credete ancora alla qualificazione per il prossimo anno in Champions, magari anche tramite questo quinto posto che potreste determinare voi con la partita di domani. No, noi crediamo nel percorso che stiamo facendo, nella crescita che stiamo avendo dal punto di vista di squadra, insieme allo staff, insieme alla società. Essere qui per la Lazio è motivo di grande soddisfazione, rappresentare poi l'Italia lo è ancora di più, perché sappiamo quante responsabilità ci sono dietro questa partita o anche le altre che le italiane andranno ad affrontare nei prossimi incontri. Quindi, come ha detto il mister, non vedo tutto questo divario negli altri campionati, come si parla sempre. È ovvio che con la Premier, ad esempio, dal punto di vista economico non possiamo mai competere, però l'anno scorso l'Inter ha fatto la finale di Champions, l'Italia ha vinto l'Europeo. Stiamo cercando di crescere soprattutto come nazione, ma noi soprattutto come club, e quindi questo tipo di partite per noi sono importantissime anche per il futuro. Proseguiamo di qua, Rindone. Ciao Ciro. Buonasera. Andata, l'hai vinta tu la sfida con Kane, perché sei stato sicuramente decisivo. Non si può non parlare della partita di domani inquadrandola nel vostro scontro. Tra l'altro tu hai una media migliore in Champions rispetto a lui. Quanto ti inorgoglisce questo? Sono numeri che ancora certificano il tuo modo leggendario di vivere ancora il calcio. Sì, è bello. Io mi confronto sempre con i migliori e Kane è uno dei migliori nel nostro ruolo. Credo che negli anni ho avuto la fortuna di incontrare tanti campioni e tanti grandi bomber e ho cercato di rubare a loro con la massima umiltà tutto quello che si può migliorare poi nella carriera, sia tecnica che soprattutto di testa. È ovvio che Kane si vorrà rifare, ma come ho detto nella partita d'andata ci penseranno i difensori per quello. Io vedrò cosa potrò fare lì davanti. Sciscione di qua. Eccomi, Augusto Sciscione, Gol TV, noi biancocelesti. Ciro, allora, il mister prima mi ha fatto un bel dribbling, spero che tu non mi fai un tunnel, ti ripropongo la stessa domanda. È meglio giocare in Europa piuttosto che in Italia dopo quello che avete subito venerdì contro il Milan? E poi una curiosità personale riguarda il percorso che tu hai fatto alla Lazio. Tu è arrivato dal primo gol che hai fatto contro l'Atalanta a quello che hai fatto contro il Bayern Monaco, ecco, che evoluzione è stata per la tua Lazio e se questa è una, se non la partita più importante della tua Lazio, dei tuoi anni alla Lazio? Se dovessi raccontare l'evoluzione che ho avuto io e che ha avuto la Lazio negli anni che sono stato io, dobbiamo stare qui fino a domani, ma perché davvero quando sono arrivato io a Formello non c'era nemmeno, c'era giusto il parcheggio delle macchine, lo spogliatoio c'era nei panchine, e ora se la gente vuole venire a vedere com'è diventato, quindi questo ti fa capire che poi i discorsi tecnici, tattici ti portano ad un miglioramento, è vero, per tuo personale, perché io ho rinnovato 4 volte, ma anche la società ha avuto dei benefici su questo, perché siamo arrivati a non giocare le coppe quando sono arrivato io, adesso ci stiamo giocando un quarto di finale di Champions, quindi
se vogliamo riassumere i miei 8 anni, è stato un bel salto in avanti, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista del club. L'altra domanda, è ovvio che vuoi giocare, perché altrimenti ti saresti dato ai morsi sulle mani per tutta la settimana aspettando lunedì la partita con l'Udinese, quindi per noi è importante poter giocare domani e poter tra virgolette buttare via ancora le scorie di Milano, della partita col Milan. Le ultime cortesemente, Beccarisi. Ciao Ciro, Lorenzo Beccarisi di MV Radio. Torno sulla gara d'andata, perché personalmente secondo me è stata la tua miglior partita della stagione, poi non so se sei d'accordo. E ti hanno dato anche una gran mano Felipe e Gustav, hanno fatto una gran partita sui corsi laterali. Avete dimostrato di far male a questo Bayern. Qual è stata la chiave secondo te nel match d'andata e se si potrà riproporre anche nella gara di ritorno? Perché la partita comunque sarà un pochino diversa, perché loro avranno ulteriore spinta nel cercare di chiudere la Lazio nella metà campo biancoceleste. Ma credo che la vera chiave è stata che tutti hanno fatto tutto quello che si era provato e ci si era accordati col mister e col suo staff. Quindi nessuno ha voluto strafare, nessuno ha cercato di fare il salvatore della patria. Ognuno ha fatto il suo e l'ha fatto al massimo. E c'è stato anche coesione di movimenti, di aiuti uno con l'altro, di tutte queste cose che poi ti hanno portato a vincere contro una squadra così forte. De Felice. Ciao Ciro. Ciao. Quest'anno la Lazio ha dimostrato, soprattutto in Champions League, di soffrire un po' determinati ambienti. L'abbiamo visto in Champions League e anche in alcune occasioni anche in campionato. Ti aspetti che questa possa essere davvero la prova di maturità, al di là dell'aspetto tattico, del gruppo, del carattere di questa squadra, in un ambiente che ci aspettiamo davvero infernale? Sì, ma saremmo dei pazzi a pensare che non sarà un ambiente infernale, perché ti stai giocando, come ho detto prima, la storia, ti stai giocando un qualcosa di speciale, quindi sarà sicuramente tutto sarà difficile. È ovvio che abbiamo avuto delle difficoltà, però proprio per questo non voglio nemmeno appesantire troppo la squadra di discorsi e voglio solo che i ragazzi stiamo tutti tranquilli e che ci possiamo giocare le nostre carte. L'ultima, Benedetti. Ciao Ciro, Edoardo Benedetti, Città Celeste. Domani si gioca una partita storica per la Lazio e per il popolo laziale. Tu scenderai in campo con la fascia al braccio da capitano. Sappiamo tutti come è arrivata la sconfitta nell'ultima partita e volevo chiederti se il modo in cui è arrivata quella sconfitta ha contribuito a dare ancora più grinta alla squadra e unirvi come gruppo. E soprattutto quali sono le emozioni del Ciro Immobile, uomo e capitano della Lazio, che domani scenderà in campo appunto in questa partita fondamentale, diciamo. Noi abbiamo avuto, io sono d'accordo con quello che ha detto il mister per le sensazioni positive, perché poi nonostante non siano arrivati nemmeno risultati positivi nelle ultime partite, però ho visto comunque uno spirito, un'abnegazione, una voglia di combattere anche 10 contro 11 contro il Milan che 2 stagioni fa ha vinto lo scudetto, quindi non sono preoccupato sotto quel punto di vista. Per quanto riguarda le emozioni, io la gente lo sa quello che ho fatto e sto facendo per questa società o questa maglia, è ovvio che sono super orgoglioso di poter indossare una fascia di capitano in una partita così importante. Ringraziamo il capitano Ciro Immobile. Grazie.